Le sigle sindacali CGIL, CISL e UIL di Teramo chiedono all'ASL di Teramo di programmare in tempi brevi un confronto in merito al futuro della sanità provinciale, coinvolgendo, oltre alle forze politiche, anche i cittadini e le parti sociali, per arrivare ad avere un piano strategico condiviso e che tuteli l'accesso alle cure da parte di tutti. Recentemente, infatti, il direttore generale dell'ASL, Maurizio Di Giosia, assieme al proprio staff, al comitato ristretto dei sindaci, allargato al sindaco di Giulianova e al presidente della provincia di Teramo, hanno discusso un piano strategico relativo al rilancio dei servizi sanitari, ribadendo la necessità di costruire il nuovo ospedale per garantire ai cittadini la giusta assistenza ospedaliera territoriale. Per i sindacati teramani è indubbio che la provincia di Teramo debba avere un nuovo ospedale con servizi potenziati, una strumentazione tecnologica moderna e un corretto numero di personale sanitario. Anzi, sostengono CGIL, CISL e UIL, in considerazione che questa provincia è l'unica in Abruzzo a non avere strutture private convenzionate con posti letto per acuti ed erogando quasi totalmente servizi sanitari pubblici, il nuovo ospedale può e si deve candidare ad essere riconosciuto come ospedale DEA di secondo livello e non solo sulla carta. L'obiettivo è quello di avere nella provincia di Teramo una rete ospedaliera efficiente, efficace e soprattutto attrattiva per ridurre drasticamente l'attuale mobilità passiva e le liste di attesa per l'accesso alla diagnostica ambulatoriale. I sindacati uniti sostengono ancora che questo potrà essere possibile solo se gli ospedali di Giulianova, Atri e Sant'Omero saranno integrati nella rete ospedaliera provinciale. Così come è fondamentale progettare un sistema territoriale e di prossimità, prevedendo attraverso i finanziamenti del PNRR di collocare le case della salute in tutti i territori della provincia, a partire da quelli sprovvisti di ospedale, in modo tale da garantire la giusta assistenza sanitaria a tutti.